ciao a tutti da Sole Lady Tekken, dal vostro Luca DNG e bentornati con un'altra puntata di Dracula 1 La Risurrezione. Oggi scopriremo se questa è l'ultima puntata di questo gioco oppure se dovrò continuare ancora per un'altra puntata. Quindi seguitela tutti perché è davvero importantissima. Ok. Allora, che facciamo? Che si fa? Sono un attimino un po'... Torna nel castello, perché tanto alla fin fine tutto bisognava farlo lì. Jonathan inizia bene la giornata, inizia bene la puntata. Sì, facendo scale. Allora, usciamo da qua. Entriamo da là. Sì, magari se fa. Come fa sì? Avevamo sbloccato la porta, quindi fa. Quindi Dorco ci ha dato la nuova sfera sbrilluccicosa, ci ha messo il nostro sangue nella medaglia del drago e l'ha riattivata. Poi che altro ha fatto? Una camomillina? No, ne ha fatto tante di cose, ci ha veramente dato un grosso aiuto. Ah, ci però... dovrebbe essere roba da recuperare là, esatto. Sì, allora... da qualche parte. Sì, ah ecco, ok, l'ho trovato. Una mano. Fa sempre piacere. La useremo per grattarci la schiena. Meglio la schiena che altro. Allora, saliamo le scale. Entriamo. Io mi sono perso. Sì, anche io un po'. Sto cercando di pensare. Ok. Sì, effettivamente anche qua avevamo lasciato delle cose da fare. Mancano quadri. Sì, e se non sbaglio ce l'abbiamo. Brutto, ma c'è. Ma non è brutto. Quindi, allora, se non sbaglio... la palla. Dobbiamo rimettere la palla che adesso è diventata di cristallo. Sì. Grazie alla strega d'orco. E che succederà? Guardatela com'è più bella. Oh. E scoppia. Oh. Ok. Possiamo vedere il futuro da qua? Ma che futuro? Chissà, magari ci fa vedere che ci sposeremo. Ah. Vediamo. Non mi sembra. No, delle orrende carte. Bene. Consegni zodiacali. Sì, allora teniamoli bene a mente quali vuole. Sì, ok, dai. Dimmi, io ce li ho abbastanza presenti. Tu te li ricordi? No. Tu vai nel cassetto e... lo sto cercando. Non vedi che lo sto cercando? Cerca, cerca. Mi sa che della... sì, vengo da questa parte. Ok. Lì. Carte. Giochiamo a carte. No, segni zodiacali. Allora, ok. Non vedo il puntatore, dove cavolo è? Non lo so, ce l'avrai da qualche parte nascosta. Dracula gioca brutti scherzi. Vabbè, ma a parte allora, che qua devi solo guardare. Sì, questo... questo c'era, questo qua. Un leone? Sì, credo proprio di sì. C'è anche lo scorpione e c'è okay. Anche il capricorno. E questo. Sì, esatto. Che quindi dobbiamo andare a usare dall'altra parte. Sì, sì, ho capito, ho capito. Ok. Esatto. Poi per PC si capisce anche meglio, quindi... sì. Benissimo. Quindi, per non sbagliare, dunque... sto un attimo facendo il quadro della situazione. Beh, il leone sta là in basso, dovrebbe essere quello. Ok. Poi il capricorno è quello. Questo qua azzurro? Può essere. E lo scorpione? Questo? No, quello... non so così. Sì. L'avevo capito che era quello. Fatti male! Posso capire se voi ci siete rimasti una vita, perché anche io le prime volte ci sono rimasta una vita a capire cos'erano. Ok. Quindi. Oh mio Dio, oh cavolo, che cos'è questo? È una cosa brutta. Oh, chissà cosa bisogna usare. Allora, male del drago. Mamma mia. Gira, gira, gira. Dai, che abbiamo tante cose da fare. Riprendila. Oh, un pugnale per tagliarci le vene.
Ok, quindi direi che lo andiamo a recuperare. Certo. Ok, prendiamolo. Ok, dovevi fare altro con la testa lì? Allora, ci Ah, mettiamo questa qua. è vero, c'hai ragione. Brava. Me l'ero Magari la dimenticata. spostiamo. Sì. Me l'ero dimenticata questa cosa io. E adesso con enorme tranquillità ci Sì. metti la mano dentro. Allora, aspetta, mettiamoci questa. Esatto. Buona la mano, eh? Gnam 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 Tira, tira. Tiriamo la cordicella. Ah, faccio il Una bomba, cordicella, boom! mia era un Bomba a anello di mano. metallo così. Bomba a mano. Saltati tutti in aria. Era una trappola. Ah, poi abbiamo da inserire altri oggetti. Bella questa parte. Allora, ci svuotiamo l'inventario Sì, praticamente. l'affresco. Oh, ma è oro? Nessuno lo sa. Poi dovremmo cliccare sull'immagine del conte. Sì, allora. Del duca conte. Sì, è questo. E ci mettiamo la chiave. Mi pareva di aver capito che. Non è Dracula quello, è No? il fratello, se non mi sbaglio. Io ho sempre saputo che era lui, poi se non è lui. Vabbè, dai. Comunque, qualcuno ce lo farà sapere. Guarda che meccanismo della mamma mia. Ma Dracula è così. Gli piacciono queste cose. Raccogliamo tutto raccoglibile. Non appena mi farà muovere. Ok, allora recupera questo. Prendi questo. Basta. Cos'altro c'era? Niente. Ok. Il pugnale lo devi lasciare, sì. Oh, no, lo devo Ah, ho riprendere. fatto bene a dirlo. No, perché mi sembrava che andasse poi nel draghetto No, dopo. sì, grazie, perché sennò sprechiamo tempo. Uscio. Uscio? Uscio. Ho Uscio! capito che è l'uscio della porta, ma non c'entra niente. Jonathan era stanco. Ma doveva Mal di salire lo schiena. stesso. Rigido. Allora, ci spostiamo di qua. Farà la prossima pubblicità della pomata per... Oh! Dolori, ricordo. Allora, dai, che salviamo Mina. Facciamo Ok, ma chi se ne frega? Allora, prima questo. ok. Facciamo ripartire l'orologio. Ma cavolo, bisognava inserire. Sì, la Ecco, chiave, lì. la chiave. Questa. Sembra la pendola che avevano i miei nonni. E chi è che non l'ha mai avuto? Ma va anche indietro, quindi. Oh, Opla. interessante. Eggi, guardiamo. Osserviamo. Allora, sì, l'albero genealogico. Io ci devo mettere Eggi. questa moneta? Questa moneta di Joe. Forse, sì, mi Non ho pare. altro. Prova. Ok, quindi adesso dobbiamo trovare quelle cazzo di coordinate. Usate la Sì, parola. no, guarda, fai bene, mi dà fastidio No, è questo perché mi ha enigma. dato un E problema, cioè mi ha fatto girare tanto le scatole. a chi non le ha fatte girare? Ma allora, spieghiamo come si fa almeno. Perché tu l'hai capito? Io so solo che bisogna mettere qua l'anello del drago Sì. in tutte le posizioni e tentare di capire quali sono quelle giuste. Sì, vabbè, più o meno me le ricordo. Allora, per esempio, qua ne c'entra una. 35. Dici tu, io No, te l'ho detto, non... io dico solo quello che vedo, vedi? Che Sì. c'è la coordinata 35. Ecco, appunto. Ma tu te le ricordi Allora, a memoria? più o meno. Comunque basta spostare lì. Sì, diciamo che volevo solo far vedere come si faceva. Ok, fai, fai. Allora, come cavolo ci si sposta? Qui mi fa fare solo più. Vabbè, tanto hai Allora, 35, hai detto, no? No, cos'è? 40 No, allora, era. 40 facciamo. Oh, io ci provo da quello che mi Mi fido ricordo. di te, io non mi ricordo niente. 40-25? Hai preso? Sembrerebbe di sì, dai, qui Bene. ci vuole un applauso Va bene, posso perché. farlo piano. Sì. E c'è già il draghetto. Ok.
Dracula, troppi meccanismi, troppi. Sì, però comunque per il meccanismo di questo coso mi sembrava di aver capito almeno, perché io alla fine me lo ricordavo un po' a memoria, però mi sembrava di aver capito che l'anello del drago, se tu lo metti in un certo punto, ti prende entrambe le coordinate, quello è giusto. Ok. Mi sembrava così, però comunque. Oh! Ok. Oh! E questo enigma del cavolo che penso abbiate odiato tutti. Ok. Ma io ho odiato di più quello della scalinata. Ah, quello del 2? Sì. Beh, non facciamo spoiler, dai. No. Allora. Dove siamo capitati? Non me lo ricordo sto posto. Ah, dove c'era l'acido forse, dove c'era... C'è una lettera? Sì, c'è la lettera. Le teorie di quel giovane genio che ho incontrato a Firenze nel 1469 si sono rivelate esatte. Ho conservato qualche schizzo, come quello di una macchina volante ispirata al volo degli uccelli. La costruzione del marchingegno rappresentava una grande sfida intellettuale. Rimetterò la macchina nella torre. Quindi ha conosciuto Michelangelo? Gliel'ha rubata, è un ladro. Ok, sì, c'è, allora, c'è il, sì. Il botticino lì dietro. Diciamo però... che qua non c'è niente di complicato, eh? No. Per carità. Però è bene non dimenticarsi niente. Sì. E non versarsi questo liquido nei pantaloni. Direi proprio di no. Allora, se mi fa giocare, forse, potrei prendere la bottiglia. Okay. Esatto. Qui? Ah, c'è il simbolino. Sì. Che bello, non potevo andare semplicemente dietro. Eh no. Prendi questo. Apri questo. Ah, qua c'è da scrivere. Sì, Sato. Insomma, non vi preoccupate perché più o meno anche qua ce la caveremo. Quindi devi iniziare Sator. Sopra. Sì, allora, questo so che è così. Sator, Arepo, esatto. Qui invece Sator. Mi confondo spesso. Quello dovrebbe essere quello no, dovrebbe essere adesso. Aspetta. No, non è così, è dall'altra parte. Devi mettere questo qui di qui. Praticamente li ho invertiti. Sì, esatto. Come faccio al solito. Perché deve sempre venire scritto Sator Arepo in qualsiasi modo che lo si gira. Sì, hai ragione. Clicca, prendi e via. Perché verso questa croce è una specie di chiave, da quello che ho capito. In sto gioco tutto diventa una chiave. Un attimo di... Non si capisce dove sì, sei. Sì, sono sul posto giusto. Ok, sei sul pezzo. La croce. L'ho appena raccolta, sennò che cosa serve? E così, souvenir. Oh. Wow. Stiamo andando in cantina a bere i vini di Dracula. Cosa c'è? Una... Ho visto che c'è una pozza. Una vasca. Ah, qua è dove succede la cosa sì, bella. Sì, adesso lo vediamo. Lo vediamo, dai. Oh, ma come passiamo qua? Come ci andiamo? Sembra impossibile. Abbiamo l'acido. Dov'è l'acido? Sì. Ah, ok. Mi stavo già preoccupando. Vabbè, non c'è neanche un filmato. Allontanati da me, non toccarmi! Chi sei, miserabile? Metti subito giù l'amuleto, altrimenti io e le mie sorelle ti uccideremo tra mille tormenti. Bugiarda, Dorco mi ha detto che sono protetto! Dorco? Quella vecchia strega? Allora sei il servo di Dorco. Non ascoltare quella pazza, si serve di te, ti manda allo sbaraglio, ma sei tu che ci rimetterai la pelle per niente.
Metti giù l'amuleto. E allora attaccatemi. A cosa? Se non lo fate è solo perché l'anello del drago mi protegge. Non potete fare niente contro di me, niente. Ah, credi di poterci sfuggire a lungo? Non puoi scappare. E prima o poi cadrai esausto nelle nostre mani. Resisterai per qualche ora al massimo, mentre noi possiamo aspettare per l'eternità. E quando soccomberai non ti risveglierai mai più. Allora, siete tutte ridicole e molto doppate, complimenti. Ballano, fanno cose. Ma tutto questo finirà, premiamo questo. Difficilissimo proprio. Lasciano la scia di cacca. Ciao. No, però mi è piaciuto lui. Allora attaccatevi. Mamma mia che brutti. Uno ha la tette a punta, una alle tette scese, l'altra e l'altra agli attributi. No, non è. Beh, non so, dove siamo? Scusa, siamo agli sgoccioli, adesso non mi ricordo bene. E altro che, ci stiamo avvicinando molto velocemente alla fine. Perché purtroppo io quando arrivo a questo punto mi dimentico. È proprio la parte finale, me la tendo a ricordarla meno rispetto alle prime fasi. Io vorrei uscirne. Ah, ok. Allora. Sono pipistrelli, si sentono. Ancora scale. L'ultimo sforzo. Dai, che ce la puoi fare. Lo so, è provato. Lo si vede, però. Dammi l'amuleto. Vuoi entrare nel castello? Com'è possibile? Sei sveglio, ma ragioni ancora come un mortale. Quando hai preso l'amuleto dalla nicchia, hai spezzato la maledizione. Ormai posso andare dove voglio. Adesso dammi quell'amuleto! Prima devi dirmi dove si trova. Hai fatto in fretta a dimenticare l'aiuto che ti ho dato. Ecco la tua gratitudine. Ascoltami bene. Finora non ho fatto altro che rischiare la vita per recuperare questo amuleto a cui tu sembri tenere tanto, ma adesso gli ordini li do io. Voglio sapere dove si trova Mina. Dov'è mia moglie? Ti faccio un'ultima proposta e dopo non sentirai più parlare di Dorco. Dammi l'amuleto e ti mostrerò tua moglie. Puoi fidarti di me. Mantengo sempre la mia parola. Bravo! Hai preso la decisione giusta? Sì, ma adesso mostrami dove si trova mia moglie. Ti ho detto che puoi fidarti. Guarda! Ecco, ho mantenuto la mia promessa e recuperato il sacro amuleto. L'ora della vendetta è arrivata. Tremate, tremate. Dorco ha ritrovato i suoi poteri. Quanto a te, il mio debito è pagato. Ma quando Dracula tornerà, avrò bisogno di dimostrargli che posso regnare al suo fianco come ho fatto con suo padre. E la migliore prova della mia fedeltà sarà consegnargli il suo nemico dopo avergli mostrato che ho saputo ritrovare l'anello del drago e proteggere la sua fidanzata. Sei troppo prezioso per lasciarti partire. Non ti vuole nessuno, brutta vecchia. Vabbè. Ma che cosa vuole regnare ancora con Dracula? Ma cosa gliene frega? Ma scusa, Dracula voleva Mina, è uguale Dorco. Già che Mina non è tutto sto belvedere, però Dorco. Oh, santo cielo, non so più che cosa pensare, guarda. È pieno di donne, Dracula. Ci mettiamo questo. E poi? Non so, lo premiamo. Non pensavo succedesse niente. Chissà cosa bisognerà usare. Adesso sbrighiamoci ad uscire da qui. No, ma prima anellino e... Sì, voglio uscire da qua. Che fantasia.
Dai, oh. ci siamo, ragazzi. Ormai siamo vicini alla fine. Oh. Manca giusto due cosette e possiamo assistere al finale. Quindi direi sì, questa è l'ultima puntata di questo gioco. Beh, è proprio finito. Quindi buona visione. Adesso andiamo a recuperare Mina, che non la lasciamo qua. Vieni Mina. A dopo il video. Si dice che dall'aldilà non si fa ritorno. Eppure questa volta è avvenuto un miracolo, un vero e proprio miracolo. Mina è accanto a me, ancora incosciente ma viva, ed è questa la cosa più importante. Non ho idea di quali mire abbia il conte nei confronti di Mina, ma sono sicuro che sarà in pericolo fino a quando il demone avrà vita. Non posso più rimandare lo scontro. Una volta giunto a Londra dovrò affrontare Dracula. Per Mina e per tutti gli uomini della Terra, questa volta con l'aiuto di Dio riusciremo finalmente a sconfiggere il mostro. Lo giuro. Ebbene, questo era il finale di Dracula 1, la risurrezione. Direi che appunto è stata una bellissima avventura, perché finirlo tuttora, non lo so, mi viene la pelle d'oca, perché è veramente un giocone e sono contentissima di avervelo portato. Io ti faccio i complimenti per averlo finito, hai fatto molto in fretta, fatto bene tutto, quindi complimentoni. Grazie mille. Vorrei ancora dire che appunto, per chi non lo sapesse, questo gioco ci tenevo anche a portarlo, perché mio padre è veramente un patito della storia di Dracula, e soprattutto il primo e il secondo gli sono piaciuti tantissimo, quindi per me è stata una motivazione grandissima, quindi veramente ci tenevo. Quindi se vi è piaciuta vi posso solo dire che appunto aspetto i vostri commenti, mettetemi mi piace, commentate, e se vi è piaciuta particolarmente condividetela. Un giorno porterai anche il seguito? Sì, certo, non può mancare il seguito, anche perché è il mio preferito e anche quello di mio padre. Quindi in futuro, quando sarà il momento di un altro punto e clic, porterò il secondo, quindi potete stare tranquilli. Volevo ancora dirvi delle cose importantissime, perché adesso che è finito Dracula 1, appunto, nessuno sa esattamente che cosa succederà sul mio canale. Quindi vi volevo dire che sabato prossimo, invece di uscire la prossima serie, la prima puntata della prossima serie, ci sarà un piccolo una piccola pausa, diciamo così. Infatti sabato uscirà quella recensione che vi ho parlato già nello scorso vlog, che ho fatto insieme al canale di Company of Nerd Team. Quindi volevo solo dirvi che sabato prossimo ci sarà questo, di non perdervelo, perché è veramente una novità e non potete perdervelo. Sabato 10 sarebbe? Sì, sabato 10, mi raccomando, vi aspetto.
E poi farai continuare la tua serie nuova a partire dal sabato successivo, Esatto, e poi normalmente. dopo la recensione, sabato, ci sarà appunto la prima puntata della nuova serie, mi Perfetto. raccomando. E sempre rimanendo in tema di questa recensione, appunto in collaborazione con Company of Nerd Team, anche io farò uscire un video speciale in collaborazione, sempre così, recensione in collaborazione, però uscirà lunedì, quindi sarà qualcosa di speciale. Lunedì 5 ne 5. abbiamo e quindi uscirà lunedì 5, non perdetevela perché appunto crediamo di aver fatto un bel video, un bel lavoro e quindi vi aspettiamo. E se tutte queste novità vi sono piaciute, mi raccomando, iscrivetevi, vi aspetto sul mio canale. Quindi, che altro dire? Direi niente se Niente. non dirvi che vi aspetto sabato prossimo con la recensione. Quindi, ciao a tutti da Sorelle di Dal Tekken. vostro Luca DNG. E ci vediamo sabato prossimo. Ciao ciao. Ciao!